tanti nuovi iscritti amanti dei Lego. E per questo devo ringraziare Bricks Lab. E per chi non lo conoscesse, ragazzi, andate a seguirlo, vi lascio qui sotto il suo canale YouTube dedicato esclusivamente ai Lego. E devo dire che imparate un sacco di cose, oltre a vedere tutti i set nuovi. Perché sapete, io amo il Lego, sono una collezionista, li amo collezionare tutto, ma il mio canale non è incentrato solo su Lego, invece il suo sì. Quindi se siete appassionati quanto me, andate ad iscrivervi qui sotto. Quindi insomma, un caloroso benvenuto a tutti. E come vi avevo promesso nel video passato, oggi parliamo di Lego. Avrei voluto farvi vedere uno dei tanti set che sto veramente accumulando. E quanti che ne sto accumulando, veramente tanti. Ma erano tutti set, tra virgolette, un po' vecchiotti. Cioè, vabbè, dell'anno passato, neanche tanto vecchi, però ieri è arrivato questo, un regalino. Regalo super apprezzato e che sarebbe dovuta essere un'esclusiva cinese, invece è arrivato fino in Italia ed è uscito il 1° di gennaio, in occasione del Capodanno cinese, che sarà il 25. E devo dire, ragazzi, che c'è stato un pochettino un polverone. Sarebbe dovuto per l'appunto essere un'esclusiva cinese, quindi essere venduta soltanto in Cina. Ma in realtà c'è stata talmente tanta richiesta in tutto il mondo che Lego ha deciso di far così. I set più richiesti li ha messi in vendita prima nello shop online e poi negli store. E quindi io sono super felice di avere questo pezzo perché veramente è bellissimo. E come vedete è uno dei più piccoli. È un Brickheads e stiamo parlando di The Lucky Cat, che è il gatto giapponese, cinese, vi dico sempre giapponese, quello che fa andare la zampina così e che porta fortuna. È bellissimo e io sinceramente non ero ancora al corrente che era disponibile negli store. Quindi poi quando me lo sono ritrovata qui, cioè salti di gioia veramente alti fino a qui. È un bellissimo set, lo reputo molto bello. Io di Brickheads ne ho veramente pochi. Avevo iniziato con i primi, che erano di Batman, e poi mi sono letteralmente fermata perché non mi convincevano fino in fondo, ma questo è veramente qualcosa di meraviglioso. È il numero 40436, ha 134 pezzi ed è alto 8 cm, è delizioso, è questo Neko, questo gattino bianco col campanellino e tutti i soldini qua sotto. Veramente molto bello, un set piccolino composto da 3 buste che ovviamente andrò a montare, poi vi farò vedere montato perché io purtroppo non sono capace negli speed build, quella cosa lì, non so come si dica. È un set stagionale per l'appunto per il Capodanno cinese. Il prezzo è quello di 9,99€, ci sono delle chicche ma queste ve le faccio vedere da montato. Qui dietro troviamo altri 2 set e abbiamo quello di San Valentino, che è questo orsetto puccioso con il cuoricino, che dico sì è carino ma non mi fa impazzire. E poi abbiamo la pecorella, che credo sia dedicata a Pasqua. Se sto dicendo una cavolata siete pregati di scrivermelo qui sotto. Una cosa molto carina che sicuramente non tutti conosceranno è il perché il gattino faccia questo gesto e il perché porti fortuna. Tutto nasce con un samurai che si sta nascondendo, che si sta anzi riparando sotto un albero da una tempesta, e scorge questo gattino in un tempio lì vicino che fa per l'appunto questo gesto, come a chiamarlo, che poi in realtà è il gesto che fanno i micetti per pulirsi gli occhietti, no? E lui quindi, incuriosito dal fatto che il gatto continui a fare questo gesto, si dirige verso di lui e in quell'istante un fulmine cade ed incenerisce l'albero dove si era riparato pochi istanti prima. Il samurai, grato al gatto per avergli salvato la vita, decide di regalare al tempio che lo vede protagonista, o per meglio dire la casa di questo gattino. Una volta assicuratosi il samurai che il gatto appartenesse a quel tempio, decide di regalare un grande quantitativo di denaro. Per cui ecco il patto del coin, dei gettoni, del denaro, del portafortuna e del fatto che il gesto così del gatto porti fortuna e porti soldi, perché si ricollega a questa antica leggenda cinese e io l'ho scoperta qualche anno fa ed mi è piaciuta tantissimo, quindi ho voluto condividerla con voi. Fatemi sapere qui sotto se la conoscevate oppure no. Io adesso mi cimento alla costruzione del Lego e dopodiché ci vediamo con 3 chicche dedicate per l'appunto a questo set. Ho aperto la confezione, come vi dicevo prima ho trovato 3 sacchettini, 1, 2, 3, 2 placchette, scuse, che però ho lasciato di là, e ovviamente le istruzioni. Mi metto al montaggio, è molto easy, molto semplice, si costruisce dal basso verso l'alto.
ci impiegherò veramente pochissimo, 5-10 minuti, e ci rivediamo. Eccomi tornata con il gattino montato. Allora, ci ho impiegato circa 20 minuti, tra cui ho preso 4-5 volte la strizza perché mi sembrava che non ci fossero dei pezzi. Nonostante la semplicità del set, ho sbagliato a montarlo perché voglio fare sempre di testa mia, poi sbaglio, ma devo dire che comunque il risultato è qualcosa di eccezionale, è super carino, super cute, e la cosa che mi piace tantissimo è anzitutto la zampina, che fa proprio il gesto avanti e indietro, e questo grazie a un pezzo Lego Technic. Poi abbiamo gli artigli, che sono meravigliosi, questi pezzi artiglio che hanno utilizzato per fare i baffi, che sono stati veramente qualcosa di geniale, è bellissimo. E poi abbiamo anche questa placchetta stampata che riporta qualcosa riguardante la fortuna, adesso non mi viene in mente benissimo la frase perché è scritta per l'appunto in cinese, ve la lascio scritta qui sotto, ed è veramente qualcosa di meraviglioso. Ma comunque, se non sbaglio, la placchetta diceva tipo porta fortuna, qualcosa del genere, insomma, riguardanti i soldi. La base è bellissima, abbiamo per l'appunto i coin, quindi le monetine, ed è delizioso, con questo campanellino, il nasino che è spettacolare, le orecchie adorabili. Veramente un set molto carino, vale la pena di essere acquistato perché veramente vale tutti i soldi che ho speso, ed è veramente eccezionale, uno dei pochi briquettes che secondo me vale la pena acquistare, soprattutto quello, per quanto riguarda quelli di quest'anno, perché la pecorella e l'orsetto non mi fanno impazzire, sono curiosa di vedere cosa faranno peraltro ad Halloween quest'anno. Comunque molto carina, ve lo stra consiglio. Io come al solito, ragazzi, vi mando un bacio, mettete un like se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere se anche voi l'acquisterete o l'avete già acquistato, e soprattutto andate a vedere il canale che vi dicevo prima di Bricks Lab, che trovate qui sotto nell'info box. Io come al solito vi mando un bacione, spero di tornare con un nuovo set Lego, che potrebbe essere o quello di Stranger Things o quello di Jurassic World, proprio l'entrata di Jurassic Park, che mi sta qui, ragazzi, qui lo voglio assolutamente. Io insomma vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!